Roberto Piazza, si sapeva, si era un po' detto, adesso è arrivata l'ufficialità, questo rinnovo di contratto con Powerball Milano, con l'Alliance Powerball Milano, quindi la storia tra Piazza e Milano continua, insomma, è una domanda banale, però è giusto che io ti chieda le tue prime impressioni, anche emozioni, no, per questo rinnovo di contratto dopo 2 anni importanti, anche difficili, ma che sicuramente hanno segnato una crescita non solo per la squadra e per i giocatori che hai allenato, ma forse anche per te come allenatore. Tutto vero, gioia per il rinnovo sì, ma gioia legata al fatto che il progetto iniziale è stato portato avanti, lo stiamo provando ad elaborare ancora e spero nei prossimi 2 anni di riuscire a fare un upgrade ancora. Ovviamente, come hai detto giustamente tu, i miglioramenti si fanno da tutte le parti, no? Quindi sono stati 2 anni complicati. L'anno scorso l'abbiamo interrotto quando stavamo molto bene. Quest'anno abbiamo fatto una stagione piena di appuntamenti da gennaio in avanti. Prima di gennaio assolutamente no. Adesso quello che dico è l'essere contenti per un rinnovo. Deve anche far sì che l'upgrade che devono fare i giocatori sia un upgrade importante. Upgrade parlo del miglioramento personale dei giocatori, proprio per fare in modo che la squadra salga di livello. Ci sono giocatori che vanno via, arriveranno dei giocatori nel mercato, li vedremo nei prossimi, li annunceremo anche, no? nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Rimane però l'idea di squadra, no? L'idea del gruppo, e quello che probabilmente in questi 2 anni ha contraddistinto il roster che ha allenato, cioè una squadra che ha saputo essere squadra anche fuori dal campo. Questo diventa un plus quando si creano questa comunione di intenti, no? Esattamente, diventa un plus se lo sai creare sempre e non è scontato. Quindi l'anno scorso ci eravamo riusciti, avevamo una squadra che stava molto bene insieme, con dei giocatori particolari che facevano il gruppo, proprio lo facevano loro. Quest'anno la squadra è cambiata eppure quel plus è rimasto. Quindi vuol dire che lo zoccolo, il nocciolo duro della squadra, no? I giocatori che sono qua da più anni hanno saputo amalgamarsi alla perfezione con i nuovi e mi auguro che lo riescano a fare anche l'anno prossimo. La stagione appena conclusa ha portato in dote una coppa, la Challenge Cup, il primo trofeo storico di questa società. In qualche modo hai scritto anche tu la storia di questo club. Il prossimo anno non ci sarà l'Europa. L'obiettivo, come hai già anticipato, è quello di migliorarsi. Se riguardi la stagione che è appena finita, c'è qualche rammarico, qualche cosa che. Rammarico c'è. C'è, come ho detto, appena finita la partita, il rammarico principale è che la gestione del campionato, ha toccato le squadre in modo diverso e questo non mi è piaciuto. Ovviamente il rammarico più grande è l'infortunio di Jean-Patrick che abbiamo subito quando abbiamo giocato in casa contro Piacenza e che ci ha condizionato per 2 mesi e mezzo. Credo che con Gian all'interno della squadra in questo periodo, in questi 2 mesi e mezzo, avrebbe potuto significare qualche posizione in più in classifica. Cosa c'è qual è il sogno nel cassetto di Roberto Piazza per questa Milano 2021-2022, 2022-2023? Ma intanto arrivare a una semifinale scudetto, quello credo che sia il sogno più bello. E che non era così lontano quest'anno, secondo me, l'avremmo meritato per certe cose e credo anche che se fossimo arrivati come dovevamo arrivare, se tutti avessero rispettato le regole, forse già lo centravamo quest'anno.